quando nel periodo del Covid ho dato vita a due progetti che per troppo tempo erano rimasti dormienti nel mio personale cassetto dei sogni, mi sono imbattuto in due ostacoli, o forse meglio chiamarli scelte, che non sono state per niente semplici. Dopo 10 anni nei reparti di oncologia pediatrica, come mago in corsia prima e sui palcoscenici aziendali poi, mi sono certificato come coach per continuare a sostenere chi rimaneva indietro e chi rimaneva bloccato da un passato ingombrante. Quello era il mio primo sogno, per riprendere in mano la propria vita da protagonista e non da semplice comparsa. Poi c'è stata la scelta di lavorare sui team aziendali, sui sistemi familiari, ed è stata la scelta più difficile perché in entrambi i casi, essendo certificato sulle competenze emotive di Paul Ekman alla Aging Management e sul coaching sui valori di Simon Dolan con Paola Valeri, mi sono imbattuto su quel cambiamento ed evoluzione della persona che vede come pilastri portanti del cambiamento stesso da una parte il mondo dei valori e dall'altra parte il mondo delle emozioni. Due sostegni dell'essere umano sui quali, a mio parere, ruota tutto il sistema sociale ed economico di un paese, dal punto di vista personale quanto dal punto di vista professionale. Il secondo sogno era legato all'umanizzazione del mio lavoro, che non è solo ascolto, silenzio, accoglienza, azioni, monitoraggio e rimodellamento dei risultati, ma sta nel capire dove realmente il mio contributo come coach a sostegno del prossimo poteva essere realmente sostenuto dai fatti. Quali migliori fatti se non raccontare una storia? E l'ho fatto con il mio libro La rinascita ribelle, che oggi è disponibile su Amazon in Kindle o cartaceo. Ma come dico nelle prime pagine del libro, forse è una storia reale o forse no. Le storie hanno il compito di farci comprendere in maniera semplice meccanismi complessi. La storia della rinascita ribelle parla di un bambino, la storia parla di un uomo, un padre, un genitore, un amico, un compagno, che anno dopo anno si trasforma, cambia, evolve ed è alla continua ricerca di un equilibrio che gli permetta di assaporare ogni istante della sua vita. Quindi potrebbe essere la storia di Veronica, Silvio, Marco, Stefania, Alice, Roberto, la tua, non importa. Sono certo che se cambierete il nome, il modello, i luoghi e le persone, forse, e sottolineo forse, potrà raccontare anche la vostra storia, un pezzo di essa. Quindi non è importante che questa storia sia vera o falsa, è importante capire che questa storia potrebbe capitare a chiunque. Visto che la trasformazione e l'evoluzione del personaggio della storia passa attraverso il dolore di un bambino prima e un uomo poi che viene abusato a livello psicologico, prima da sua madre e poi da sua moglie, ecco che io mi imbatto nell'ostacolo inaspettato, quello della violenza delle donne sugli uomini, cosa, argomento, di cui in Italia non se ne parla. Tu metti in rete 5 parole chiave, violenza delle donne sugli uomini, e vedrai che non esce nulla, come se il problema non esistesse. Eppure ci sono delle indagini Istat che dicono che ci sono circa 3.574.000 uomini che hanno subito molestie a sfondo sessuale, almeno una volta nella loro vita. E 1.274.000 negli ultimi 3 anni, sono dati pubblicati a partire dal lontano 2016. Sono passati 8 anni, chissà come sono aumentati questi numeri, soprattutto durante il Covid. Se poi andiamo nel dettaglio, scopriremo che la forma più molesta, più diffusa, che la donna perpetua sull'uomo, e se ci sono figli in famiglia, di riflesso colpisce e danneggia soprattutto la loro crescita emozionale ed evolutiva, sono quelli verbali, seguite poi dai pedinamenti, dall'esibizionismo per arrivare alle molestie psicologiche e fisiche. E questo naturalmente vale sia per gli uomini sia per le donne, ma nei riguardi degli uomini non se ne parla. Nel lontano 2012 l'Università di Siena, la cui proiezione statistica è allarmante, conferma che sono 5 milioni di uomini vittime degli stessi tipi di violenza che subiscono le donne. E la giornalista saggista Barbara Benedettelli, autrice del libro 50 sfumature di violenza, femminicidio e maschicidio in Italia, ci dice che numeri analoghi sono stati rilevati da GESEF, associazione per genitori separati con sportelli di ascolto in Italia, che si è basata su un campione molto simile a quello usato dall'Istat per l'indagine che vede vittime le donne. Poi ci sono gli avvocati Massimo Arcidiacono e Alessandro Granieri Galilei di Catania, che hanno dato vita all'associazione AVU, Associazione Violenza sugli Uomini.
dopo una telefonata ricevuta da un loro cliente al limite delle forze fisiche e psicologiche che si voleva suicidare. Dalla nascita dell'associazione, i casi di violenza fisica e psicologica all'interno delle mura domestiche sono quadruplicati. Si parla di propensione delle donne a utilizzare nell'ambito familiare soprusi psicologici, una violenza che purtroppo è sottovalutata di fronte a quella fisica, che è disgustosa degli uomini nei riguardi delle donne e delle mamme. Ed invece è una delle violenze più forti e distruttive espressioni manipolatorie ed esercizio del potere di controllo sulla persona, come confermano e spiega il mondo della psicologia. L'avvocato arcidiacono conferma inoltre e aggiunge che la violenza sugli uomini da parte delle donne le vede denigrare l'uomo nella sua capacità familiare, nelle sue capacità sessuali, dal punto di vista economico. E quando ci sono i figli, quello che avviene spesso è l'alienazione parentale, lì dove gli uomini si vedono privati dei loro bambini per mesi o addirittura anni. Situazioni del genere farebbero crollare chiunque. Chi subisce violenza ha le stesse ansie, le stesse paure, gli stessi traumi ed è colpita da forme di violenza molto simili, solo che le donne oggi sono capite, aiutate e protette, gli uomini no. Non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B. Tutti e senza distinzione alcuna, come recita anche l'articolo 3 della nostra Costituzione, hanno il diritto di essere ascoltati, tutelati, sostenuti. E lo chiede anche la Convenzione di Istanbul, che riconosce gli uomini come possibili vittime di violenza domestica. Ecco il motivo per il quale ho voluto narrare la storia di Marco. Ecco perché chiedo a tutti voi, uomini e donne, che ricoprite ruoli determinanti nelle vostre aziende o nel tessuto sociale, di ascoltare il dolore di Marco, di accoglierlo, di abbracciarlo e poi chiamare il sottoscritto per condividere nei luoghi di cultura e di lavoro, nelle associazioni, dove si affronta il problema nello specifico. La Rinascita Ribelle è disponibile su Amazon nella versione Kindle o nella versione cartacea. Da Gianvito, l'artigiano di emozioni, life e parental coach è tutto. Un saluto, perdonate per questo video lungo, ma serviva questo chiarimento.